Buongiorno. Allora, vi introduco Nina e Riccardo, scusatemi, della scuola media di Loano, dalla provincia di Savona. Ciao a tutti, benvenuti alla seconda edizione del Premio Nazionale Giorgio Gaber per le nuove generazioni. Siamo arrivati alla presentazione di un nuovo progetto, ma prima ricordiamoci che lo spirito del premio prevede innanzitutto educazione e rispetto. Quindi, spegniamo i telefoni cellulari e teniamo tutti il giusto silenzio durante la presentazione del lavoro dei nostri amici di Roma. Ricordiamoci anche che il lavoro che stiamo per vedere sarà oggetto di un dibattito che avrà luogo nel pomeriggio e che sarebbe carino nei confronti dei ragazzi di Roma Lido. Lasciate loro alcuni commenti nell'apposito blog all'interno del sito del premio. Infine, prima di passare la parola a Riccardo, una nota relativa alla sicurezza in caso di necessità. Le gite di sicurezza sono poste ai due lati della sala. Una in fondo alla sala, un po' lo so. E una accanto al palco, sulla destra. In ogni caso facciamo sempre riferimento al personale del premio e ai nostri insegnanti. Per la sezione teatro, in rappresentanza della Regione Lazio, da Roma Lido a Roma, i ragazzi del liceo scientifico La Briola presentano il progetto Precipitiamo. La referente del progetto è la professoressa Isabella Martiradonna. Mentre l'operatore esterno è Cristiano Petretto, che opera per conto del soggetto Affabulazione. Il testo di riferimento è Zitti, stiamo precipitando, di Dario Fo, nel quale con la consueta sagacia e ironia l'autore affronta, attaccando la consueta struttura comica televisiva, temi importanti come la guerra, l'ambiente e l'AIDS. Infatti, le problematiche emerse durante il laboratorio sono state la timidezza e l'abbattimento dei modelli precostituiti, con particolare attenzione a quelli televisivi. Anche il linguaggio della rappresentazione è molto importante per il messaggio veicolato, che va dal registro quotidiano a quello grottesco. Thank you.
Peccato! Adesso sono colpito! Ovvio, sono io che ho presentato
presentato l'esposto? L'esposto nel quale si denunciava l'impiego di farmaci sperimentali. Esatto, farmaci, combinati a cavi a mani, allo scopo di collaudare e verificare danni disastranti. Si è persino arrivata ad infettarli con virus di malattie orribili. Alt! Ognuno ritira i propri cadaveri! Questa è una guerra pulita! Non ci sono morti! Madame Curie, adesso stai esagerando! Prima mi chiedete di organizzare giochi truculenti per scaricare le nevrosi dei miei compagni e poi sono troppo pesanti! Ma scusate, perché non li fate andare la domenica allo stadio? Potrebbe essere un'ottima terapia! È quello che dico anch'io! Si scaricherebbero di tutti gli accessi paranoici! Il Ministero della Sanità ci ha già inviato le teste di abbonamento! Ma non serve! Perché? Non ci lasciano entrare nella curva con il materiale terapeutico essenziale! Coltelli, spranghe e razzi, bomba a mano! Senza un po' di sangue, che razza di gioco di parodio è! E tu chi sei? Io sono il professor Reggiani e sono qui per un'inchiesta. Ah sì? Allora inquisisci su tutte quelle porcherie che mi hanno iniettato e fatto ingoiare. Siamo al corrente. E sei al corrente anche del fatto che nell'acqua del rubinetto c'è il protossido marcio Covelli e che nella papelata ci sono i preservanti per il cuoio delle scarpe! Ma che dici? Beh, maneggia un po'. Ah, quindi non si riferiva allo scandalo delle cause? No, nessuno di loro sa niente di quel crimine. Imbecilli! Ma che succede? Mi hanno aggredito per via di queste! Dicono che sono un untore batteriologico! Ma lei cosa ci fa qui? Sono qui per le analisi. Ho parlato con il medico all'ingresso e gli ho detto: qui ci sono le zanzare da spremere! Le zanzare da spremere? Sì, zanzare piene del sangue dei miei familiari. Loro si rifiutano di farselo togliere con le siringhe e io gliel'ho fatto cavare con le zanzare. Adesso basta spremerle e far colare il sangue sugli appositi vetrini. Premere le zanzare sui vetrini? Sì. Avete dei morti davvero surreali qui? Questo da dove viene? Ah, non lo so, deve essere uno nuovo. Andate subito nelle vostre stanze che dopo vi faccio un altro gioco! Muoversi! Continua. Sì, sì. Vede, in ogni provetta ci sono almeno una quindicina di zanzare. Non lo sente che fanno... Sì! E allora? E allora io ho catturato il sangue che avevano succhiato le zanzare! Ma perché vuole indagare sui suoi familiari? Sospetto che alcuni di loro abbiano l'AIDS! E su quali elementi basa i suoi sospetti? Io sospetto e basta, di tutti! Anche del personale di servizio! Lei mi pare un po' ossessionato! Un po'! Ma io sono completamente ossessionato! Te ricoverò! Beh, siamo qui per questo! Se fosse possibile, io andrei in giro infilato in una specie di... preservativo gigante! È proprio uno stato di paranoia totale la sua! Ben detto, paranoia è la parola giusta, mi sta uccidendo! Ah, non esageriamo, Ma la verità! Tutta la mia vita, la mia carriera è incentrata sulle donne! Beh, non è il solo! Ogni uomo sano riceve stimoli analoghi davanti a una bella donna! Sì, ma io molto di più! A parte che ogni uomo normale ha anche altri interessi, Invece per me... il vestito elegante, le macchine veloci, la bronzatura, il potere, tutto! Allo scopo di conquistarle! Vedete, io campo canzoni napoletane! Faccio il simpaticone, il duro, solo allo scopo di farci l'amore! Ma da quando vedo intorno a loro degli schifosi aloni violetti, io ho chiuso, sono un cadavere! Lei è una specie di erotomani. Ma guarda che si rivede! Lei è il famoso ingegnere Versi! Sì, sono io! Non sarà per caso infettiva! Ma tu conosci davvero quello? Come no? È uno degli uomini più importanti che circolano in piazza! Ma allora non è matto! Se non è impazzito oggi! Scusi, lei è forse
parente di Roberto Rivezzi della Fondazione per le Ricerche. Ma sono io Roberto, no? Gli altri sono miei parenti. Il presidente della moto, Avion, Bus. Sì. E delle Acciaierie di Rivezzi. Eh sì. Ed è anche proprietario degli studi cinematografici. È lì che ci siamo conosciuti. Mi ricordo che per il suo compleanno gli ha regalato un robot donna tutta nuda che diceva Beautiful. Ah, sì, sì, mi ricordo. Ma lei è Alessandra di... Vimanzi. Vimanzi, sì, detta la Madame Curie dei trucchi, se non ricordo male, eh. Anche qui mi chiamano così. Ma sai che non l'avevo riconosciuta subito, perché la trovo così... cambiata. Lo so, sono stata molto male. Ma adesso mi sta curando. E lei che ci fa qui? Ma io sono qui per farmi spremere le zanzare. Fa le bene? No, sono qui per le analisi. Ma questo è il reparto di igiene mentale? Nel senso di manicomio! Diciamo, ospedale psichiatrico. Guardi, mi sa che ha sbagliato palazzo. Per analisi è dall'altra parte della strada. Ma perché non me l'avete detto subito? Se qui sono matti, voi due siete dei deficienti! Si calmi, vado a prenderle un distintivo. Piano, ingegnere. Ma che piano? Io vi annuncio, come vi chiamate? Io sono il professor Reggiani e sono stato inviato dal ministero per un'inchiesta sull'uso dei matti come cavi. Ah, sì, sì, ne ho sentito parlare alla fondazione, una roba da criminali, eh? Mi dica, ma lei è quella Reggiani. Reggiani in lizza a venire a dirigere il mio centro di ricerche? Sì, sono io. Oh, piacere, si mette l'anima in pace. Non ci sarà più nessun centro di ricerche. Perché? Perché sono una massa di incompetenti e io ci ho buttato il sangue lì dentro. Con le zanzare? Un altro fine umorista abbiamo. Ho messo solo staff di supergeni e in 2 anni non sono riuscito a trovarmi neanche un vaccino contro l'AIDS. È una ricerca difficile. Ci vorranno almeno 20 anni per trovare un vaccino efficace, forse. Ma cosa me ne faccio di un vaccino fra 20 anni? Io voglio poter guardare una ragazza adesso, senza quegli schifosi aloni violetti. Reggiani, sì, è un incaricato al ministero
per via dell'inchiesta sull'utilizzo dei matti cavia. Matti cavia? Oh, momento! Mi spiace, ne parliamo tra poco! In privato? Via, fuori tutti! Fuori! Fuori, forza! Via, fuori, fuori! Forza! Veloci, fuori! A questo punto, ingegnere, è mio dovere rivelarle un segreto. Che segreto? Prima però deve impegnarsi a non parlarne con nessuno. Per nessun motivo! Le domani a parola d'onore, eh? Bene. Su queste cavie umane, sui matti insomma, sono stati inoculati virus e germi di malattie infettive, spesso incurabili. Ma io mi domando cosa aspettate a sbatterli tutti in galera! Lei ha ragione, ma non è finita qui. Su uno di questi matti cavia, questi criminali hanno iniettato il virus dell'AIDS. Poveraccio, sarà morto. Niente affatto, è proprio qui il fatto straordinario. Andiamo per ordine. Hanno inoculato il virus dell'AIDS all'interno del matto cavia ed hanno seguito il suo percorso all'interno dell'humus sanguigno per mezzo di una videosonda. Che? Come? Abbiamo potuto notare come il vaccino, che noi chiameremo Terminator, sia stato in grado di distruggere completamente il virus. Terminator! Sì, Terminator, il vaccino distruttore del virus dell'AIDS. Bello! Terminator! Da dove viene? Da nessuna parte. Si è generato da sé, dentro l'humus sanguigno dei matti, ridotto ad una cloaca. Ma è nato di una cloaca! Proprio come certi politici che conosco. Esatto, ed è proprio questa cloaca che ha favorito la nascita del vaccino. È incredibile. Ma siamo sicuri, dottore, che avete testato il vaccino anche su tutti i matti cavia? Naturalmente. E il Terminator ha sempre vinto! È incredibile! Avete scoperto il vaccino ammazza killer! Il Terminator! Complimenti, professore! L'incarico di dirigente per il centro ricerche riversi è suo! Grazie, ma... Che fa stasera? Una riunione di condominio? Si calmi, ingegnere! Ma che si calmi! Si calmi! Farò sì che questo giorno venga decretato festa nazionale! Ma non capisci, l'Italia ha scoperto per prima il vaccino contro l'AIDS e il tutto! Grazie all'intelligenza morale, furbastra e arraffona di un pugno di nostri scienziati! No, non è così! Come se non è così? Il vaccino di fatto è inesistente! Ma che... prende in giro! Prima parla di Terminator qui che ammazza niente e adesso già non esiste più! Ma no, esiste! Ma non resiste. In che senso? Intendo, non resiste la cottura. Una volta isolato il vaccino, posto nel classico humus fisiologico... È una guerra sintetica? Sì. L'off. Si dissolve e scoppia. Scoppia? Anche lui? Plof! E voi, cervelloni, non siete in grado di ricreare quella fogna che la teneva in vita per poi traslocarmelo pulito qui? Ma io vi faccio chiudere il manicomio, il centro di ricerche, e vi denuncio tutti per manifesta incapacità fognaria! No, no, si calmi, il metodo c'è! E che metodo è? Parli! Basta farsi inoculare il vaccino senza utilizzare fiale o siringhe. Per bocca? No. Supposta? Ci è andato vicino. L'unico veicolo sicuro per farsi inoculare il vaccino è una completa penetrazione sessuale ad opera di un matto cavia. Penetrazione? Eh sì, è il metodo più sicuro. La dottoressa l'ha più volte sperimentato. Col corpo! Esatto! Un momento, professore! Ma lei ha detto solo per penetrazione! Ma no! Basta scegliere un ospite femmina e si ottiene il medesimo risultato. Ah! Meno male, mi aveva fatto chiudere lo stomaco proprio, Ma sai che le dico? Che io mi stabilisco qui! Ah, per prima cosa mi porto il dossier. Che dossier? Il dossier, appunto, con le gentili ospiti delle parti, no? Attenzione, donne, arriva Terminator! Un momento, professore. Siamo sicuri che il metodo sia totalmente efficace? Può andare sicuro, lo abbiamo sperimentato dal vivo. E il risultato è un portento! Dopo quattro, chiamiamole così, sedute, pausa di uno, più tre, anche se lei fosse sieropositivo,
si ritroverebbe completamente ripulito dal virus. Ma che forza su Terminator! Ma perché ha detto quattro sedute? Com'era? È la prassi di tutti i vaccini, no? Quattro applicazioni di fila a giorni alterni. Pausa, quindi altre tre di richiamo. Ah già, e si fa sempre richiamo. Quando si comincia? Oh, ma ecco il nostro genio! Dice a me. Complimenti, dottoressa. L'incarico da dirigente per il centro ricerche Riversi è suo. Ah, ovviamente insieme al professor... Reggiani. Contenta? Sta scherzando. Dottoressa, io, come dire, so tutto. So degli esperimenti con penetrazione, delle quattro sedute pausa, più tre di richiamo, splendida scoperta. Professore, a lei ha raccontato. Ma io sono un uomo di mondo, so tacere. Ad ogni modo, dottoressa, grazie al suo straordinario intuito scientifico, merita il mio applauso, unito a quello della nazione tutta! Ma, professore, sta scherzando! Ma no, è veramente Riversi! Ed è disposto ad offrirci un posto direzionale, se noi gli permettiamo di usufruire di una delle nostre ospiti. Professore, ma lei è pazzo! Ha mai sentito parlare di dignità scientifica? Oddio, ha parlato la santa Giovanna Spupazzacopi. Oltretutto, non viene poi, come dire, il dubbio che siete entrambi da sbattere in galera? Io ho già capito cosa c'è sotto, cari miei drittoni. Voi state riottando tutto il malloppo delle ricerche a una casa farmaceutica. Tra l'altro, facile da intuire. Non tiri di mezzo anche me, ingegnere. Se lei è pulito, torniamo più tardi. Quanto a lei, dottoressa? Siamo i ricatti. No, no, i ricatti, che parolone. Non usi mai quel termine con me che mi offende. Nel mio ambiente si chiamano sollecitazioni commerciali. Va bene, ma convinto. Le mostro due secoli ai nostri ospiti. Ecco, così cominciamo la giornata. Però lei si impegna come promesso per quel posto di direttrice. Dottoressa, io ho una sola parola. E questo ovviamente vale anche per lei. Grazie. Come sono emozionato! Mi sembra di essere la scelta della sposa. Ecco. Qui abbiamo i soggetti G15 e G14. E che? Sono due mostri in offerta speciale. Sì, lo ammetto, esteticamente sono piuttosto carenti, ma vi assicuro che il loro vaccino è ben strutturato. Per favore, meglio la castità eterna. Deve togliersi l'idea dell'avventura piacevole. Qui si tratta di effettuare una terapia. Dottoressa, ognuno pensi ai compiti suoi. Sempre eleganti e discreti. Va bene. Passiamo ai soggetti 24R e 12S. E già qui cominciamo a ragionare. Entrambe soffrono di spitticoccinite. E che... Un fungo che colpisce gli organi sessuali e che porta spesso alla cecità. No, no. E io i funghi ho un problema che non li digerisco proprio, ma neanche in umido, figuriamoci sugli organi sessuali. Vado avanti. Con quest'altro soggetto non abbiamo malattie infettive di sorta. Ecco, così mi piace. È anche piuttosto carina. È anche molto dolce e affettuosa. Ma mi sto già innamorando. Il suo ricovero è avvenuto in seguito a un rapporto sessuale molto appassionato. Va bene! Ha evirato il proprio amante. Passiamo oltre. Qui abbiamo altri tre soggetti, ma non li consiglio proprio. Ma peccato, sono splendide! Ma non avesse qualcuno che ne so, con un raffreddore, un ginocchio della lavandaia? Non abbiamo altro. Porca della miseria, è tutto qui! Un momento! Dimenticavo Madame Curie! Ma per carità! Peccato, come assetto immunizzante possiede un vaccino eccezionale. Ah sì? Certo, convincere un soggetto del genere a lasciarsi andare è praticamente impossibile. Per di più lei è ingegnere e con quell'handicap che si ritrova. Che handicap, scusi? Quella donna ha un odio spietato verso ogni individuo che manifesti ricchezza, sicurezza, potere. Non può sopportare il genere. E che? La santa patrona della sfiga! Allora, gli indecisi, i perdenti, i frustrati. Ma... sapete che c'è? Che voi due mi avete caricato. Ho deciso, prendo lei. Mi piacerebbe proprio vedere come se la caverà. Anche a me. Spiacente, i guardoni non sono ammessi. Potrò venire qui, per qualche pretesto, senza farle sospettire.
Ci proverò. Ah. Ingegnere, buona fortuna. Madame Curie! Zitto! Stanno cercando di captarci! Martin! Sentitemi! Venga! Si sistemi questo in testa! Perché? La stagnola protegge! Da chi? Da loro! Minchia di niente! Mi sento come un cioccolatino alla ricerca della sua caramella. Lei sa cosa sono i raggi extra gamma zat? No, guardi, al momento devo mi sfuggire. Venga. Fingiamo di andare in penoloso Adriatico. Così i VIP non si accorgono. Ah, già. Oddio. 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 Presto! Nuoti! Nuoto! Sì, come faccio io? L'acqua ha lo straordinario potere di neutralizzare ogni ricezione. Finché restano immersi, non gli arriva nulla. Ma dov'è l'acqua qui? Ma lei è un VIP? Non credo. Cosa sono questi VIP? I VIP sono esistenze extralogiche, esterne al nostro sistema, che captano e registrano informazioni scientifiche di produzione umana. Sì, ho capito, non vanno le idee. Sì, ma non i pensieri qualsiasi. Loro selezionano le idee solo ad alto livello selettivo. Per esempio, ascoltano uno dei pensieri che lei produce normalmente. E che fanno? Passano altri schifati. Attento, ingegnere, che per fregare il VIP bisogna saper fingere bene. E se con gesti ampi. Ma cosa mi viene da vomitare? Si stenta. Forse deve essere più facile. Vomitare? Nuotare. Ecco qui. Ah. Ma perché ci deve tanto che sti VIP non la copino? Io sto pensando dei prototipi di entità extra superiore. Ecco, perché non me ne parlo un po'? Potrei finanziarla. Parlarne a lei? Certo, mi interessa ogni tipo di idea geniale. Guardi, scusi, ma non ce la faccio proprio più a ruotare, eh? Va bene, allora, per ingannarli, potremmo fare l'amore. Fare l'amore? Lo preferisco al nuoto. Oh! Naturalmente basta mimare. Solo mimare? Certo. I VIP sono convinti che quando si fa l'amore il livello intellettivo scende al punto zero. Mica scendi sti VIP. Su, dimmi l'approccio amoroso. Subito. Ha detto che se casca sul pantareccio. Ah, va bene, Madame Turiddu. Mi venga vicino. Stammi lontano. Certo. Dunque, diceva di essere interessato al mio progetto. Su, mi devi spogliarmi. Senz'altro. Dunque, le interessa il mio progetto? Guardi, io non voglio quel fare, ma sono sicuro che se il suo progetto andrà in porto, sarà la fine del mondo. È vero. Senza presunzione, ogni invenzione che si è realizzata potrà dare tutta la condizione energetica attuale. Ecco. Si attento, la terza volta che mi toglie la calza destra. Scusi. Questo è il motivo che non mi permette di parlarne dettagliatamente. Senta, io non voglio nemmeno sapere cos'è. Ma che fa? Mi toglie anche la tibia! La tibia! Ma cosa mi vuol togliere ancora? Sono nuda! Ah, bene. Ma mi guardi! Venga, adesso la spoglio io. Ah, finalmente. Eccomi qua. Guardi, io mi voglio fidare. Sarò pazzo. Pardon. Ma sento, per istinto, che se questa impresa andrà in porto, sarà la cosa più grande che abbia mai finanziato. Ma che fa? Si sta sbucciando? No, ho la maglietta della salute. Dunque, lei sarebbe disposto a finanziarmi a scatola chiusa? Sì, sì, sì. No, troppo assurdo. Perché? Che c'è di così strano? Torna a notare. Ma io vi dico, dal momento che sti VIP, che sono dei cervelloni, la vanno spiando con tanta insistenza, ci sarà pure una ragione tangibile, no? Ecco, loro sono la mia garanzia. La mia carta di credito piccola. Bravo! So che lo dico, ingegnere, lei mi ha convinta. Piuttosto, per
problema c'è? Lei va al centro di ricerca a mio nome e prende tutto quello che vuole. E poi non posso rimanere qui. Ho bisogno di uno spazio nascosto dalle interferenze di questi pip. E vieni a casa mia. Il bagaglio è già pronto. Bene. Bene. A casa mia è protettissima. Pensi, ho anche i Doberman che sbaravano tutto, compresi i pip. Andiamo. Organizzata. Signora, non le spiace se ascolto anch'io. E zitti! Ascolta, ma zitta! Oggi a Palermo si lamentano due morti nel centro abitato. Capito! Io ci ho cercato! Aspetta, ha detto due morti nel centro, ma in periferia? Figurati, io gli avevo dato cinque morti. Esagerato! Zitti! Stamani, nell'immediata periferia del capoluogo siciliano, sono stati trucidati due famosi latitanti. A Torre a Mare si lamenta la classica morte bianca. Si pensa a un rapimento. E in questo caso, maestro, che cosa succede? Beh, se hai messo X, hai vinto lo stesso. Ma io ho messo quattro croci. Al toto morto, X o croci sono la stessa cosa. Ma che fortuna! Anch'io, se permette, ho messo X. Va bene, hai un bel sedere anche tu. Grazie. Disturbo! Vuole prendere il materiale, se possibile? Attenti, adesso arrivano i nostri! Io si azzecco la campagna, rimonto a 11! Napoli e Campania, oggi giornata calma. No, non ti puoi fidare manco più della camorra! Riceviamo ora un'agenzia. Alle falde del Vesuvio, una corriera è saltata in aria. 11 le vittime. Esagerati! Scusi, l'ingegnere aveva detto che potevo... Che c'è? Un pony express. Consegni pure il plico alla cameriera. E tu, Rosita, dammi una buona mancia. Signora. Ehi, attenti! Ma che succede qua? Continuate pure tranquilli con il vostro gioco. Non mi disturbate affatto. Ma che cosa state combinando? Il materiale. Vorrei sistemarlo prima di sera. Poi per chi mi se ne vanno. E avete intenzione di piazzarli qui? Sì. Ecco, il cannone metterò qui. Il cannone! Sì, ma non preoccupatevi. Esegue solo bombardamenti.
Senti, che c'è di nuovo? Sei tu che ce lo devi dire, caro. Oh, Alessandra, ben arrivata! Hai già conosciuto tutti? Ci siamo già presentati, sì. Bene, quindi hai già conosciuto l'ex amante di mia figlia, povero uomo. L'attuale amante giovine di mia figlia. Il futuro, scusi, pretendente di mia figlia. E mia figlia, che studia dalle orsoline, eh? Accidenti, quanta roba! Ma tutti i materiali della ricerca. No, qualcuno se ne trasmette in stereo gli incontri notturni di sua figlia. Ma che ci fate fare, ingegnere? Mi scusi, la vuoi piantare? Roberto! Sì? Ti spiace far sgomberare sti mostri immediatamente? Sì, no, ma da qui non andrebbe meglio sistemarsi nel granaio, eh? Che è grandissimo e libero. Lì può fare il fracasso che vuole con le sue macchine. Si sieda! Mi rendo conto che installandomi in salone creo gravi disagi, ma ho già visitato il granaio e non va bene. Piuttosto non offre garanzie contro eventuali incendi. Eventuali incendi? Qui dentro siamo ben mitizzati. Il Pippo non verrebbe mai in mente di venire a cercare in mezzo a tanti imbecilli. Ma è qui, è qui. Lei mi ha convinto. I macchinari restano qui. Ah, sì? Sì. E noi? Dove ci riuniamo? No, no. Voi avete perfettamente ragione. Non si può invadere così una casa. Non posso accettare. Ma cosa non puoi accettare? Che un branco di falliti, delle sanguisughe sfaticate che io, campo a sbafo da una vita, accettino di ritirarsi a vivere in 30 misere stanze, lasciando le tre a me per il mio lavoro? Fuori! Via tutti! Per carità! Fuori! Ma papà! Via! E la TV? Fuori tutto! Un po' di stile, prego! Fuori! Via! Abbiamo capito! Fuori tutti! Fuori! Fuori tutti! Anche perché il nostro tempo a disposizione è finito. Riccardo, Giordano, Giuseppe, Araceli, Alessandro, Toscanelli, Walter, Luca, Francesco, Giorgia, Daria, Virginia, Valentina, Francesca, Alice, Elena e Giuseppino. Un ringraziamento anche agli insegnanti. Professoressa Isabella Martirdon. E ai soggetti esterni. Cristina Petretto. Noi tutti vi ringraziamo e vi consegniamo questo attestato di partecipazione che viene rilasciato.
rilasciata al premio e al teatro Stabile di Grosseto.